Leggevo la richiesta di una relazione salvifica delle donne. Le donne devono salvare il mondo perché non hanno mai avuto il potere, perché sono state fuori dai giochi, eccetera. E l'assunzione di questo ruolo velleitario anche da parte di molte donne, adesso entriamo noi e mettiamo a posto le cose. E quindi questa perplessità sul fatto che fosse tutto incentrato sulla figura del Premier, su questo appunto, questa campagna sulla dignità femminile, quando noi zitta appunto non eravamo mai state, abbiamo continuato le promuovere donne, la ricchezza, poi delle donne che c'è adesso lo dimostra, mi avevano fatto titubare. Poi invece, devo dire, la mia condizione stessa è stata in piazza con il mio uomo, mio figlio, e di aver visto che questa è stata la vittoria, cioè di aver coinvolto, perché c'erano ovviamente delle urgenze politiche, ma che questa era stata un'occasione di riempire la piazza, di essere insieme, di creare comunità. Questo è stato un valore, un grandissimo valore. Ma sotto purtroppo la debolezza c'era e lo vediamo adesso, nel senso che se non a quando non si è trasformato in movimento. Ci sono comitati che lavorano su temi specifici, ed è come dire anche molto, molto importante questo, ma che stanno facendo un po' più un salto verso appunto formazioni più costituiscono come uno statuto, prevedono una discesa in campo elettorale e quindi guardano a questo tipo di percorso. Cioè io le frequento, se non ora ci parlo ogni tanto, qualche specifica riunione, ma ecco, questo sicuramente, come dire, è scemato più le ragazze giovani. Ragazzi giovani che riempivano la piazza non si sono più visti, nel senso che probabilmente la distanza, cioè un conto era un forte momento antagonista, perché ricordiamoci che l'antagonismo, costruire un momento antagonista ha un grande appiglio, cioè essere contro è da molta forza, costruire un altro che non si basa su una contrapposizione ma su invece contenuti e strade lunghe è tutt'altro ed è molto più difficile e soprattutto nei giovani forse anche meno interesse perché come dire, la giovinezza deve cogliere l'attimo e ha espressioni diverse, deve impadronirsi del mondo, con strumenti, linguaggi, corpi diversi. Altra cosa che voglio dire è che è sparito del tutto un tema molto forte che è quello della sessualità e su questo sessualità del corpo che per esempio trova le giovani donne molto preparate, molto credo, un esperto, ma noi non parliamo più di questo, non parliamo più di... ecco, su questo c'è molto silenzio, c'è molto silenzio.